e donne. Oggi una puntata realmente al femminile, però se non ci fossero gli uomini, noi donne non potremmo però continuare la vita. Ed è il caso della nostra prossima ospite. Adesso parliamo di un problema che riguarda, pensate, 3 milioni di donne in Italia e in Europa non sono veramente tante. È un problema difficile da scoprire, tant'è vero che la nostra ospite ha avuto una brutta esperienza, per fortuna, risolta con il grande amore e con un incontro fortunato. Ce lo facciamo raccontare meglio da lei, si chiama Lucia ed ha il pancione, quindi facciamola entrare con i dovuti accorgimenti. È qui con noi Lucia. Buon pomeriggio, ciao Lucia. Ciao. A che mese siamo, Lucia? Quinto mese. Quinto mese, sì. Va bene. Quindi con Lucia possiamo anche essere meno attenti, visto che dopo la prossima ospite invece... c'è un'altra ospite che invece sta quasi per partorire. Per fortuna qui con noi però c'è il professor Pietro Giulio Signorile. Buon pomeriggio, professore, che più tardi ci potrà anche illustrare su quello che è successo a Lucia e alla prossima ospite. Allora, Lucia è una mamma giovanissima. Sì. Quanti anni hai? 35 anni. Vabbè, giovane. Ma sai, qua fanno figli. Primo o secondo figlio? Secondo bambino. E sul primo invece ci sono stati dei problemi, dobbiamo fare però un passo indietro, perché Lucia conosce il suo futuro marito in una maniera insolita. Dove lo conosci? Lo conosco in un locale di balli latinoamericani. Perché tu sei un'esperta balli salsa? Sì, stavo iniziando a ballare, lui era nello stesso locale e ci siamo anche lui ballava? Lì. Sì, anche lui ballava. Non è il tuo ballerino? No, ci siamo proprio visti in sala e... è stato un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine. Sì, ci siamo proprio visti, lui mi ha invitato a ballare e abbiamo passato. Avete capito come si fa, eh? Hai capito? Bisogna andare a ballare, ma io non lo so, questo è zitellone. Sempre in senso affettuoso, lo sapete. Allora Lucia, incontri tuo marito, tuo futuro marito, vi fidanzate. Quanto tempo resterete fidanzati? E tanti, perché oramai dal 98 che siamo insieme, 3 anni di matrimonio, per cui sono molti molti anni. 11 anni? 11 anni, sì. 11 anni di fidanzamento. Come si chiama tuo marito, Marco? Marco. Marco, che aspettavi, Marco, a sposarti? Dopo 11 anni, vabbè. Dopo 11 anni però arriva una proposta di matrimonio in maniera bellissima. Sì, molto romantica. Sì, perché era il nostro anniversario, il 25 aprile, eravamo ad Ischia per un weekend. Era sera, dopo una cena in un locale sul mare, è caduta una stella. E una stella lui, cadente? Sì, lui mi ha chiesto di esprimere un desiderio, a quel punto anch'io gli ho chiesto di esprimere il suo e lui mi ha detto che il suo più grande desiderio era di sposarci. Che meraviglia! E così si sposeranno? Sì. E questa è la foto del loro giorno del matrimonio, che belli che siete! Si sposano, ovviamente mettono su famiglia. Dopo un po', oh, che bella questa foto, meravigliosa, con tutti i girasoli in carrozza, no? Cos'è? Una cabrio, scusate. Sì, una macchina. Una macchina cabrio. E mi dicono che si sono sposati a castello. Sì, in un castello. Come Tom Marche. Cruise e Katie Holmes. Beh, oddio, non proprio, però. Vabbè, insomma, diciamolo. Insomma, vi sposate, mettete su famiglia, tu resti incinta. Sì. Ma a quel punto c'è un problema. Sì. Io, ecco, purtroppo proprio quando sono rimasta incinta ho scoperto, diciamo, di avere l'endometriosi, o meglio, non ho mai avuto una diagnosi certa. Io da tantissimi anni, erano 8 anni che avevo questi fortissimi dolori e non riuscivo mai a capirne la causa. Ti dicono anche che poteva essere tumore. Sì. Alla fine, proprio nei giorni in cui scopro di essere incinta, un medico, facendomi un esame, mi dice che ho una massa che mi preme sull'intestino, che va assolutamente rimossa, ma non mi dice nulla di più. Mi dà un appuntamento con un chirurgo per l'intervento, io lascio lo studio. Ma tu eri incinta? Io ancora non lo sapevo. Meno male. Ancora non lo sapevo e pensavo che l'intervento fosse una cosa di routine molto semplice. Vai! A quel punto scopro di essere incinta e quindi torno dal medico dicendo che non potevo più operarmi ed ero felicissima, insomma vado dal dottore, no, con un gran sorriso e vedo invece la sua faccia proprio cambiare totalmente. E ricordo ancora le parole perché mi disse, signora, le posso parlare come se io non fossi il suo medico, come se fossimo due amici al bar?
fa: guardi, io se fosse mia moglie le consiglierei di abortire. Io a quel punto, cioè, mi sono veramente sentita cadere il mondo addosso e ricordo veramente pochissimo di quello che mi ha detto dopo. So che mi ha detto di uscire con mio marito, fare una passeggiata, pensarci un paio d'ore, perché lui riteneva che dovesse salvaguardare prima la mia vita, perché diceva: signora, lei è giovane, può avere altri figli. Io però non me la sentivo, non me la sentivo, anche perché poi, tornata in studio, gli ho fatto la domanda diretta. Io volevo capire se lui pensava ad un tumore. Lui mi ha detto, ecco, che per la sua esperienza credeva che fosse un tumore maligno, ma non aveva nessun strumento per darmi questa certezza. A quel punto però tu, Lucia, vai avanti, sì, non accetta di abortire, va avanti, mettendo a rischio la sua vita. La gravidanza procede, per fortuna, quello non era un tumore, ma era endometriosi. Lucia va avanti. E c'è una sua foto bellissima di te incinta. È una settimana prima del parto. Guardatela qui. E a quel punto nasce Giada. Sì. Meno male che non hai ascoltato quel dottore. Meno male. Sì. Nasce la piccola Giada. Eccola qua. Eccola qua, guardatela che bella. E il problema cosa? E a quel punto quella brutta esperienza, Lucia l'aveva un po' rimossa. Ma dopo 3 mesi torna il ciclo mestruale e Lucia sta di nuovo male. Sì. A quel punto bisogna capire cosa aveva. Per fortuna incontri il professor Signorile. Sì. E finalmente diamo la diagnosi. Lucia, così come 3 milioni di donne in Italia, soffriva di endometriosi. Professore, ma cos'è questa malattia? Come, io sono ignorante in materia e sono una donna. Sì, infatti noi da anni siamo impegnati in campagne con la nostra fondazione per diffondere la conoscenza di questa malattia. Che cos'è? È una malattia, vorrei dire innanzitutto, è la più frequente malattia dei giovani e soprattutto al mondo, e soprattutto ovviamente delle giovani donne, essendo una malattia di genere. Cioè, sì, quando una donna al ciclo mestruale ha dei dolori fortissimi, sviene, sta malissimo. Perché allora ancora alcuni medici dicono: oh, potrebbe essere un tumore, potrebbe non essere questo? Non è di facile diagnosi, questo ecco è perché. Certo. Però diciamo, è sempre stato associato alla condizione femminile il dolore mestruale. Il dolore già in generale è molto più associato alla condizione femminile. Certo. Questo porta a sottovalutarne i sintomi della malattia, che si esprimono principalmente col dolore pelvico cronico, il dolore ovulatorio, difficoltà nei rapporti. Sono dei dolori, dicono, eccetera. Le donne da parto, come se una donna sono peggio dei dolori peggio. Da parto. Sì, sì. Quindi sì, pensate, sì. Una donna che deve avere la sua vita in quel periodo sta talmente male che pensa di morire. Per fortuna però ci si opera, non si guarisce mai, però si può operare. Si può anche guarire. Ci terrei a puntualizzare che di avere molta più attenzione verso questi sintomi, verso le donne giovani. In definitiva, noi dobbiamo fare anche dei gesti d'amore, il fatto di capire le pazienti, il fatto di entrare nella loro psicologia è sicuramente un Però, gesto professore, che va mi fatto. Scusi, non tutte le donne che hanno dei forti dolori mestruali soffrono di endometriosi, cioè dobbiamo chiarirlo questo. Dobbiamo chiarirlo, infatti ci sono dei protocolli specifici. Ci sono dei test. Dei test specifici che devono essere fatti con attenzione e soprattutto devono essere fatti da persone specializzate in questa specializzate. Materia. Lucia per fortuna ha incontrato il professore, perché altrimenti se avesse dovuto dar retta al primo dottore, la piccola Giada, non so se la possiamo far rivedere, non sarebbe mai nata. E forse non sarebbe neanche nato il prossimo o la prossima, visto che Lucia è incinta di? Un maschietto. Un maschietto, sì. Come si chiamerà? Gabriel. Gabriel. Quindi tra 4 mesi ci siamo, in estate, a giugno, no, che giugno? Agosto. Luglio, agosto, sì, ciao Caterina con i mesi. Quindi ad agosto ci sarà un fratellino per Giada.
La prossima invece ospite, che ha una storia parallela alla sua, anche se in maniera diversa, perché Lucia, fino a quando non si è sposata e non è rimasta incinta della piccola Giada, stava bene, aveva una vita normale, sì, alcuni dolori, ma niente di che. Invece la vita in maniera diversa l'ha vissuta la prossima ospite, che appunto sta per partorire, quindi professore ce l'abbiamo, siamo a posto, e qui con noi Annalisa. Ciao Annalisa, benvenuta, ciao. Tu da dove arrivi Annalisa? Da Genova. Da Genova, fammi vedere la tua pancia. Dice che porta bene toccarla, quindi le tocco tutte, eh? Non si sa mai, le tocco tutte. Allora, la tua vita invece è stata segnata da questa endometriosi, perché tu da quando hai cominciato ad avere i primi cicli mestruali, a 18 anni se non sbaglio, hai cominciato ad avere dei dolori fortissimi. Sì, io ho cominciato a 17 anni, cioè a 17 anni il primo intervento, per cui i dolori... Il primo intervento? I dolori sono cominciati prima, però insomma la mia vita è stata segnata da questa malattia. Perché... Subito hanno capito che era endometriosi? No, assolutamente. Vedete, no. Quindi ha ragione il professor Signorile. Poi oggi c'è un certo tipo di informazione, allora eravamo ancora più indietro. Annalisa, tu come vivevi? Mi fai degli esempi pratici? Ma io avevo una stanchezza cronica che poi mi sono portata indietro in tutti questi anni, i dolori fortissimi, svenimenti. Tutti l'addome, no? Il basso ventre. Delle sì, contrazioni, dei crampi. Dei crampi, come fossero coltellate. In pratica è la maniera più chiara per esprimere il tipo di dolore. E svenivi? E poi io svenivo, questa è la caratteristica del mio malessere. E pensavano che fossero fattori psicosomatici. Sì, all'inizio pensavano non volessi andare a scuola, quindi tutto il problema ruotava intorno a un problema psicologico. E quindi dicevano che sì, avevo dei problemi sì, di tipo psicologico che poi interferivano con problemi fisici, però il problema partiva. Annalisa, ma tu stavi male quando ti dicevano perché non volevi andare a scuola, non ti arrabbiavi, cioè non solo stai male, ma sì, anche stavo male, presa in giro. Non è facile convincere qualcuno che non ci crede. È stato importante che i miei genitori invece credessero a me. Certo. E quindi da quando ho cominciato a stare veramente male, a non potermi alzare da letto, a passare delle giornate chiusa in casa. Sempre vivere... quando avevi il tuo ciclo mestruale, in quel periodo lì o anche no, in altre poi fasi? Poi è cominciato anche in altre fasi. Quanti interventi tu hai subito? Io tre. Tre interventi? Sì. Nel frattempo però incontri l'amore? Sì, l'ho incontrato un po' tardi. No, nel senso che l'ho incontrato prima del terzo intervento, quindi i primi due interventi da li sola. Ho vissuti da sola. Da sola. E poi invece ho incontrato Marco. Anche tu Marco? Anche mio e Marco. Tutti Marco, vive Marco oggi, scusate. Scusate, però è già imbarazzante, professore, parlare di problemi femminili tra donne, però... Quante donne quando vanno dal ginecologo sono imbarazzate, quante donne non parlano di questi problemi quando si ha il ciclo, non bisogna dirlo. Quindi un po' di tabù si vive. Figuriamoci avere una vita sentimentale e sessuale, diventa un problema parlarne. Tu a Marco subito hai detto che ti eri sottoposta a degli interventi, che avevi questo problema, che forse non avresti potuto avere figli, perché questo è il rischio. Ma questo è il problema della mia vita, quindi è ovvio, è la prima cosa di cui ho parlato, perché è il problema che ha caratterizzato tutto il percorso, quindi i miei studi, quindi i momenti di alti e di bassi, perché i momenti in cui stai meglio riesci a fare di più e i momenti in cui non ce la fai, cioè non stai proprio in piedi. Tu sognavi un figlio oppure ci hai perso le speranze? Sì, no, beh, sarebbe stato magnifico, però bisogna anche stare con i piedi per terra, per cui, insomma, uno deve farsene una ragione. Poi, invece, il buon Dio ha provveduto e forse con l'aiuto anche di Signorile... Professore, era difficile che Annalisa potesse avere un figlio? Era molto difficile e tengo a sottolineare questo positivo atteggiamento del marito, cioè degli uomini. Gli uomini quando diciamolo, si trovano... finalmente, viva gli uomini, prima li abbiamo massacrati. Quando si trovano di fronte a questi casi, non tutti hanno la forza di resistere. Infatti noi l'abbiamo coniata, questa malattia, allontana mariti. Allontana mariti? Sì, perché molti, molti uomini, e questo dobbiamo sfatarlo, tendono a rifiutare questo tipo di situazione. Lei era molto grave... Ma gli uomini pensano a capricci?
No, 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 assolutamente. Loro pensano a un sogno. Il sogno sia delle ragazze che degli uomini è quello di fare una famiglia, di avere dei bambini, eccetera. Beh, c'è sempre l'adozione. Sì, è un po' diverso. Però si sposano queste ragazze e magari poi dopo si retraggono un po' perché hanno paura di non realizzare loro. Marco non ha mai avuto paura?